Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale. Mi vedete solo col fondotinta e le sopracciglia perché oggi farò il video che mi avete richiesto di più anche sui social, che è il video dedicato alla collezione Hourglass per questo Natale 2017. Vi anticipo già che vedremo diversi video in questo periodo su Marc Jacobs, Becca, su tutte le chicche delle collezioni natalizie, proprio per aiutarvi un po' nel vostro shopping e poi faremo come tutti gli anni la Christmas Gift Guide. Allora, le polveri di Hourglass è un peccato swatcharle perché non rendono, sembrano po fin poco scriventi, vanno viste sul viso. Ecco perché ho deciso di parlarvi della collezione e di provare tutto insieme a voi per farvi vedere com'è effettivamente la resa. Ma partiamo da che cosa è composta la collezione di Natale. Scusatemi, ho dimenticato la suoneria del telefono che adesso tolgo. Vi dicevo, da che cosa è composta? Allora, prima cosa. Più chiacchierata, più richiesta, che è andata subito sold out, ma adesso è stata rimessa disponibile, è la Ambient Light in Edit volume 3, pack in cartone rose gold. Ammetto che preferivo il pack dell'anno scorso di questa palette, che era effetto marmorizzato. Quest'anno invece è un rose gold specchiato. E all'interno abbiamo un bello specchio e 6 cialde dedicate al viso da 1,3 grammi ciascuna. Nella famosissima tecnologia cotta Hourglass, che per me ad oggi non ha un dupe sul mercato. Poi, bellissima, la Ambient Metallic Strobe Lighting Palette. È un trio, sempre metallic, sempre specchiato ma argento, specchio e tre illuminanti effetto metallic, nettamente più luminosi di tutti i prodotti dedicati alle luci sul viso, oggi in gamma Hourglass, quindi più dedicata agli amanti degli illuminanti che si vedono. Abbiamo poi, sono usciti leggermente prima del Natale, i Confession Lipstick. Sono dei rossetti meravigliosi, cioè un packaging acciaio logato a punta. Apriamo, nome del lipstick e questo è il rossetto. È un rossetto cremoso ad alta intensità di pigmento, dalla buonissima durata sulle labbra. Unico problema è il quantitativo, secondo me, in relazione al prezzo, perché il rossetto è 0,9 grammi di prodotto, quindi non arriva a un grammo. Però devo ammettere che a me questo pack e il fatto che non è per niente cheap ricorda quei rossetti molto famosi e molto molto costosi, mentre il prezzo è 34 euro, che è un prezzo da rossetto luxury. Ma sono già in vendita le ricariche perché il bello di questi lipstick è che sono ricaricabili e il case con i colori costano invece 19 euro a prezzo pieno. Perché vi ho fatto vedere questo rossetto? Perché per Natale è uscito un bellissimo kit Confession Lipstick che a me ricorda un pacchetto di sigarette dorato. All'interno abbiamo un lipstick completo e due ricariche, tre colori in totale. È stato un bellissimo regalo di una di voi che quando l'ho visto avevo tipo gli occhi a cuoricino perché io sono innamorata della texture di questa tipologia di lipstick. Comunque, partiamo dalla prima palette. Della prima palette vi leggo, vi dico cosa contiene partendo dal basso e salendo. Allora, abbiamo come prima la finishing powder, la classica dim light. Poi proseguiamo con la strobe powder, che sono le polveri illuminanti di Hourglass, che si chiama Hypnotic Strobe Light. Proseguiamo poi con un'altra finishing powder, che è la Diffuse Light. Poi abbiamo il bronzer, Luminous Bronze Light, e fino adesso tutte queste quattro polveri sono acquistabili singolarmente. Poi per questa palette abbiamo due blush nuovi, Surreal Halo e Pure Effect. Allora, andiamo a vedere insieme come si utilizza questa palette. Partiamo con le finishing powder, che non sono cipre propriamente opacizzanti. Sono cipre, innanzitutto, ad esempio, io le adoro per le polveri di Hourglass per settare il perioculare perché fissano il correttore, illuminano in modo delicato ma senza particelle riflettenti e non seccano. Non le consiglierei per settare tutto il viso a una pelle che si lucida, non sono polveri opacizzanti di quel tipo, ma per una pelle agée, per una pelle secca, per chi vuole comunque questo effetto luminoso, sono meravigliose. Trovo bellissima la Diffused Light, che è questa. Con questa base giallina, bellissima per settare il perioculare. Dim Light, che è l'altra, non riuscirò mai a farvi vedere la differenza. Hanno lo stesso tipo di satinatura, ma se Dim Light è adatta da un incarnato da chiaro medio a medio, l'altra invece è adatta anche a un incarnato chiaro e molto chiaro. Metterò da un lato uno e da un lato l'altra, in modo che voi possiate vedere la differenza. Partiamo con, scusate, ma il nome io non li ricordo mai, con Diffused Light.
setto la naturale e vado a settare il perioculare. Ha questa bellissima base quasi banana come colore, no? Un trito sottilissimo, ragazze, cioè queste polveri non vi segnano neanche se vi impegnate ed ha questa bella luce, no? Dall'altro lato invece vi faccio vedere Dim Light, che alcuni di voi mi hanno detto essere troppo scura per loro. In effetti, se siete molto chiare, non è probabilmente il colore perfetto perché ha i punti luce, ma solo per settare tutto il viso. Non so se in camera si noti, ma dal vivo questa parte è leggermente più luminosa. Essendo però che entrambi hanno una bella satinatura e non hanno una base colore prepotente, si adattano entrambe molto bene. Vi dicevo poi che all'interno abbiamo il bronze, il Luminous Bronze Light, che è questo. Sono bellissimi i bronzer di Hourglass. Se li swatchate sembrano insignificanti, sul viso invece fanno un effetto stupendo. E quindi lo andiamo a usare insieme. Capelli li mettiamo magari dietro. Le cialde sono piccole, sì, abbastanza, perché 1,3 grammi non è tanto, però io riesco a prelevarle benissimo anche con un angolato di medie dimensioni e questo mi permette comunque di poter sfruttare la palette, no? Guardate che bello questo bronzer, perché è caldo ma non troppo caldo, quindi sta bene sia nei contorni del viso sia come effetto bronzing, no? Se vogliamo proprio scaldare tutto il centro del viso e le zone di rilievo. Bellissima secondo me questa collezione di Natale. Le polveri di Hourglass non sono mai prepotenti, hanno sempre questi colori soffusi, delicati. Su di me, tutte quelle che ho comprato fino ad ora, un'ottima, ottima durata. Quindi devo dire che per me Hourglass è sempre un buon investimento. E poi direi di andare a provare uno dei due blush. Non proverò l'illuminante perché voglio farvi vedere la palette metallica. Allora, i due blush sono uno, una base più corallo, entrambi luminosi. E poi abbiamo una base invece quasi più cranberry, che vi faccio vedere. È un cranberry sporcato da del beige che desatura il cranberry e lo rende un colore, secondo me, bellissimo. Facciamo che proviamo da un lato uno e dal lato l'altro, così li vedete entrambi. Metto di qua il corallo. Danno questa luminosità e tridimensionalità al viso che secondo me sono bellissimi, anche sapete per le pelli un po' mature o particolarmente secche, quando il blush classico appiattisce le volumetrie del viso. E mettiamo di là quello più scuro. Sono molto contenta di aver acquistato questa palette, per me Hourglass è sempre una garanzia. Il rosa corallo è leggermente più luminoso, questo invece ha un effetto quasi più satinato, ma sono entrambi molto belli, secondo me. Sono i vicini che hanno deciso di cantare oggi. E adesso andiamo a vedere la chicca, perché so che questa palette è quella che ha fatto chiacchierare di più, però secondo me il trio di illuminanti merita. Vi dico che secondo me non arriva un incarnato molto scuro, cioè tutti e tre le polveri arrivano fino a un incarnato medio scuro, perché anche quello che dovrebbe essere un bronzo in realtà va bene già per il mio incarnato. Nel senso che non credo copra un incarnato molto scuro, potrebbero non essere abbastanza pigmentati e scuri gli illuminanti, per tutti il resto invece sì. E ve li faccio vedere tutti e tre sulla mano, nonostante non vediate una netta percezione del colore, secondo me. Anche se questi sono molto più metallici degli illuminanti classici della Maison Hourglass. E li andiamo ad applicare con un pennello di Dior bellissimo, che è il 22. Mettiamone magari due diversi, così li vedete. A destra metto il primo, che è quello un pochettino più rosato. Hanno un bellissimo effetto, molto presente, molto metallico, ma che non texturizza e non mette in evidenza la grana della pelle, cosa per me è fondamentale, perché va bene l'illuminante editorial molto molto Instagram, però poi nella vita ti fa vedere il poro dilatato, la ruga, questo tipo di polveri non lo fanno. E a sinistra mettiamo quello un po' più dorato. Bellissime, mamma mia, sono bellissime queste polveri. Vi faccio vedere poi il bronzo magari sul naso. Come vedete va bene anche per il mio incarnato.
sono bellissime. Poi lipstick. Allora, io ho acquistato come singolo I'm Addicted, che è il mio colore preferito. Nel trio invece abbiamo i nomi, come vi dicevo, li leggete sul pack. My One Desire, che è un bellissimo rosa intenso, malva. Poi abbiamo nelle ricalche, che possiamo andare a sostituire quando vogliamo, il colore True Love Means, che è un pesca, un nudo pesca. Per me la texture di questi rossetti è favolosa, veramente. E poi sono belli durevoli e belli confortevoli. E poi abbiamo You Are My, che invece è un classico colore che piace a me, un po' rosa nocciola. Bellissimo questo cofanetto. Il kit è vendita al prezzo di 58 euro. I'm Addicted, che invece è quello che metteremo insieme adesso, è un po' una fusion tra il primo e l'ultimo. Il rilascio di colore è veramente immediato e sono molto morbidi e sottili sulle labbra. Bellissimo, mi piace tantissimo. Non ho preso sulla carta, vabbè. Comunque, questa era la collezione di Hourglass per questo Natale. Spero che il video vi sia stato utile. Scrivetemi nei commenti se l'avete comprata, se avete intenzione di comprarla, qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Se vi è stato utile il video, lasciate un bel like se vi va e ci vediamo poi prossimamente con le collezioni, insomma, che usciranno per questo Natale. Un bacione!